Hello there! Nel video di oggi vi mostrerò i miei regali di compleanno. È un video che vi ho chiesto se vi andava di vedere, alcuni di voi me l'hanno richiesto di loro spontanea volontà e ho deciso appunto di mostrarvi questi regali perché a me personalmente piace tantissimo quando le youtubers fanno questo tipo di video, perché sono super curiosa di vedere che cosa hanno comprato e magari è uno spunto per chiedere io magari per regalo in futuro oppure per andare a comprarmelo io senza nessun regalo. Quindi adesso, se vi interessa, continuate a guardare il video e scoprirete che cosa ho ricevuto. Invece, se non vi interessa questo tipo di video, il prossimo avrà un altro argomento. Il primo regalo che vi mostro è il regalo dei miei genitori e questo è stato un regalo che ho richiesto io, nel senso mi hanno chiesto cosa volevo e io glielo ho detto, ed è l'iPhone 5S ed è questo qui e ha questa fantastica cover che ho comprato da Accessorize. È un 5S da 16 GB bianco e argento ed è fatto così, ma penso che tutti sappiate come è fatto un iPhone, e presto vi farò il What's on my iPhone, ve lo prometto qui ed ora, prestissimo vedrete su questo canale il What's on my iPhone. Quindi questo è stato il regalo dei miei genitori e li ringrazio tantissimissimo perché veramente avere l'iPhone 5S per me è un sogno, perché lo volevo da un sacco di tempo. Ora vi mostro, senza un ordine preciso, in generale quello che ho ricevuto dai miei parenti, quindi zie e nonne, e quindi appunto non vi dirò esattamente ognuno che cosa mi ha regalato, ma sappiate che adesso ci saranno i regali dei miei parenti. Per prima cosa abbiamo questa fantastica trousse con scritto Make a Wish e qui sul cartellino c'è scritto che è di Stradivarius, quindi l'hanno presa Stradivarius. Ovviamente non ci sono prezzi, quindi non posso dirvi, però comunque avendola presa in questo periodo sicuramente le troverete. E tra l'altro hanno azzeccato perfettamente con i miei gusti perché è rosa. Make a Wish. E dentro ci sono un sacco di cosine carinissime prese ad H&M. Prima di tutto ci sono questi smalti che sono fantastici, direi che sono bellissimi. E c'è il rosa, che tra l'altro è quello che ho su questo dito che vi mostra. Poi c'è i brillantini e sono su questo dito qui. E poi c'è questo colore, che è un rosa molto molto fucsia praticamente, quasi ciliegia, e io appunto mi sono già fatta le unghie utilizzando questi smalti e devo dire che mi sono piaciuti nonostante siano di H&M, quindi non della migliore qualità, però sono super carini, soprattutto la confezione. Dopodiché abbiamo una matita per gli occhi di questo colore molto nude e un po' brillante, diciamo, e quindi è una semplicissima matita per gli occhi, colore che tra l'altro non ho. Dei bellissimi pennelli, aiuto, sempre della stessa linea con tutti questi pois e tutto rosa. E qui ci sono tre pennelli di forme diverse che servono per cose diverse e aiuto, mi piacciono da morire. Dopodiché un fantastico blush, sempre di H&M, in questa confezione bellissima, veramente H&M fa delle confezioni stupende. E qui ci sono dei colori che sono sul rosso arancione ma anche del rosa. E anche questo è inutile dirlo, lo adoro. Quindi questo era tutto quello che c'era dentro questa fantastica trousse. Passiamo al regalino tanto dolce, e cioè un pigiama che è veramente bellissimo ed è un'enorme camiciona, vedete? E c'è solo questo, non ci sono i pantaloni, quindi è solo una camicia enormissima che arriva sopra le ginocchia o alle ginocchia, comunque non l'ho ancora provata ma la lunghezza è quella, e appunto allo sfondo nero come vedete i pois bianchi e dentro è fucsia, quindi tutti i colori che io adoro. Io non avevo un pigiama in questo stile, tra l'altro i pigiami che ora non mi piacciono nemmeno tanto, quindi questo sicuramente è promosso come mio pigiama preferito. Adesso c'è un momento molto emozionante anche per me perché ho un regalo che non ho ancora aperto e che aprirò qui davanti a voi. Si tratta di questa enorme borsa, non ho idea di cosa ci sia dentro, io ve lo giuro, perché in pratica mia sorella è partita per Brighton, che si trova in Inghilterra sul mare, qualche giorno fa, e purtroppo non è qui oggi per il mio compleanno, quindi mi ha lasciato questo regalo e mi ha detto aprilo solo durante il tuo compleanno, non giorni prima. Quindi ho aspettato, è arrivato il mio compleanno e quindi ora lo apro insieme a voi, quindi aiuto. Vedo già che è tutto rosa qui dentro, quindi c'è dentro un po' di carta. Oh mio Dio, aspettate, prima guardiamo il bigliettino, perché mi ha anche detto di leggere il bigliettino. Ti ho fatto un ventaglio così,
se fa caldo lo usi e ti sono utili per una volta. Ah, perché era a forma di ventaglio. Oddio, che carino! Mi ha fatto questo fantastico biglietto, appunto, con una dedica bellissima sul fatto che io sia maggiorenne e ora possa andare in giro in macchina e andare ai concerti in macchina da sola con le mie amiche. E questa è la borsa che mi ha regalato! Aiuto! Cioè, non potete immaginare, è bellissima. È rosa con le righe bianche, dietro è tutta rosa e poi, cioè, no, davanti c'è un'enormissima ancora che, come sapete, è il mio simbolo preferito. E qua, tra l'altro, le corde per tenerla, quindi, cioè, è proprio marina, come piace a me. Oh, che bello! Dentro c'è qualcosa di One Direction che non so che cosa sia. Ora lo apro. Ho paura. Oh, mi ha regalato un abito di One Direction. Molto carina, devo dire. Quindi questa è la borsa e anche l'abito di One Direction. Grazie Mila, grazie veramente tanto. Mia sorella proprio ci ha azzeccato assolutamente nelle cose che mi ha regalato. Grazie tanto. Adesso passiamo ai regali che già ho aperto, quindi già ho visto. E anche li ho già messi sugli ometti. Iniziamo da questi pantaloni che sono stupendi e hanno azzeccato pure la taglia, hanno azzeccato il colore, hanno azzeccato tutto e sono di Stradivarius. E sono fatti così, tutti di pizzo, a vita altissima, altissima, corti e sono fantastici. Guardate come sono fatti bene, mi piacciono da morire. Poi tra l'altro il colore marrone è un colore che mi piace, ma non ho tanti vestiti di questo colore, quindi sono felice di avere un capo marrone. Dopodiché abbiamo una fantastica camicia tutta bianca e tutta a pois neri, quindi anche questa di Stradivarius e anche questa bellissima, e tra l'altro me l'hanno presa bella grande perché sanno che io adoro le cose belle larghe, quindi questo è un altro regalo veramente apprezzatissimo. E infine un'altra cosa di Stradivarius, quindi abbiamo capito che anche Stradivarius mi piace molto, è questo maglione molto molto semplice nero che non è né corto né lungo, diciamo che arriva normale, e ha queste fantastiche maniche che alla fine hanno queste righe bianche. Mi piace davvero tanto e anche abbinato alla camicia direi che sta benissimo col colletto che esce fuori, e sicuramente sarà un regalo che utilizzerò tantissimo a scuola quest'inverno. E infine passiamo a una parte di regali che per forza doveva arrivarmi perché sanno che io amo tantissimo anche i trucchi, e quindi mi hanno regalato alcune cose messe dentro in questa fantastica borsetta di Sephora. Iniziamo da una matita semplicissima nera, e questa è di una marca che si chiama Miss Broadway, che non ho idea di quale sia, ma comunque è una matita nera, quindi va sempre bene. Della mia adorata Maybelline mi hanno regalato un mascara, questo è il Volume Express Big Eyes, grandi occhi, ciglia nero intenso, comunque è quello doppio, quindi qui sopra c'è lo scovolino grande, qui piccolo per le ciglia sotto, ed è fatto così la confezione. Un'altra cosa della Maybelline, io adoro la Maybelline, mi hanno preso un fondotinta, ovviamente qui sarà subentrata mia mamma che avrà detto il mio colore sicuramente, perché tra l'altro credo ci abbiano azzeccato perché è chiarissimo, ed è un fondotinta mousse sempre della Maybelline che tra l'altro non ho mai comprato, non ho mai provato, quindi sono felice di provare nuove cose. Questo è il numero 010, è quello più chiaro praticamente, penso, perché non so se riuscirete a vedere perché ci sono vari riflessi, però è davvero tanto tanto chiaro, quindi speriamo che ci abbiano azzeccato. Della Rimmel questa volta, anche la Rimmel comunque mi piace, è un fantastico smalto, e qui ci sono voci che girano direi del fatto che mi serviva uno smalto Nail Rescue, cioè unghie più forte in 2 settimane, trattamento intensivo, questo da mettere anche tranquillamente prima di mettere lo smalto colorato, così vi si rigenerano, vi si rinforzano. Finalmente ho un correttore che quasi quasi mi sa che mi andrà bene, perché questo è davvero un colore tanto 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 chiaro, è della marca proprio Sephora ed è in questa confezione qui, il numero è Clear Light 13, quindi non so se è il più chiaro, però questo è davvero tanto tanto chiaro, quindi sono super eccitata di provarlo perché io sono anni 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 che cerco correttore e fondotinta adatti a me. I miei regali di compleanno sono finiti qui, spero che la vostra curiosità sia stata soddisfatta e spero anche che vi siano piaciuti i miei regali di compleanno. Fatemi sapere ovviamente qui sotto che cosa ne pensate, e ringrazio ancora tutte quante chi mi ha scritto su Instagram, su Facebook, su Twitter, su Ask, ovunque, anche qui su YouTube, e gli auguri di Natale.
per gli auguri di compleanno, perché veramente mi ha fatto un sacco piacere. Ho ricevuto tantissimi messaggi tenerissimi, chi mi ha fatto dei video, chi mi ha fatto delle foto dedicate a me, chi semplicemente un messaggio dolcissimo. Vi voglio un sacco bene, vi ringrazio da morire. Finalmente ho 18 anni, finalmente sono maggiorenne e quindi sono felicissima di questa giornata. Vi ringrazio tantissimo, ringrazio chi mi ha fatto i regali, chi mi ha fatto gli auguri, tutti quanti. Prima di salutarvi vi voglio ricordare che c'è una novità, la prima di tante novità che vi annuncerò man mano nel tempo. L'ho già annunciato praticamente ovunque, ma lo dico anche in questo video così è bello ufficiale. Da adesso fino all'inizio della scuola avrete 2 video alla settimana, sempre il mercoledì e la domenica. Quindi state tranquille, saprete che il mercoledì e la domenica sempre avrete un fantastico video fatto da me e quindi sarete sicure di vedere i miei video. Adesso devo prendere tutte queste cose, mettere a posto e iniziare a fare la valigia, perché martedì io parto per Londra, partirò per 2 settimane in vacanza studio, quindi ho un sacco di cose da fare, un sacco di cose da preparare, sono super eccitata di andare a Londra, quindi mi devo andare subito a preparare, a organizzare, perché io devo essere tutta perfetta organizzata quando si parte, quindi vado a Londra. E se volete seguirmi sui social network, ovviamente pubblicherò un sacco di cose inerenti a Londra e quindi qui nella descrizione trovate ogni link possibile e inimmaginabile. Quando tornerò da Londra caricherò i vlog che avrò fatto durante la vacanza, quindi assicuratevi di essere iscritte al mio secondo canale dedicato ai vlog e il link è sempre nella descrizione. Non vi preoccupate, perché nonostante andrò a Londra non vi lascerò sole e i 2 video alla settimana li avrete sempre comunque, quindi nonostante voi sappiate che sono in Inghilterra, voi vedrete che i video su YouTube ci saranno lo stesso magicamente, quindi continuate, anche perché vi ho promesso il What's on my iPhone e quindi non posso assolutamente sciogliere la promessa, perché è una promessa fatta e lo avrete prestissimo. Io vi saluto perché questo video sicuramente è durato tanto, questa volta tanto, ma tanti di voi mi dicono che vogliono dei video più lunghi, quindi eccovi accontentate. Ci vediamo prestissimo a mercoledì. Ciao!